Ciao bambini, siamo la Non Solo Teatro. Visto che non possiamo ritrovarci, abbiamo registrato alcune fiabe. Speriamo vi piacciano. Buona visione! Volare ancora. Marcella, la libellula, amava sopra ogni altra cosa librarsi nell'aria. Le piaceva sorvolare lo stagno. Passare da uno stelo a un fiore di ninfea, da un ramo che affiorava dall'acqua alla foglia di un salice piangente. Però, da quando le si era spezzata un'ala, Marcella, la libellula, non volava più. A lei pensavano le sue amiche, che rinunciavano a un po' del loro cibo per darglielo e la andavano spesso a trovare nel suo rifugio dietro un ciuffo di giunchi, perché non si annoiasse troppo. Marcella non poteva che essergliene grata, certo, ma l'unica cosa che avrebbe potuto davvero farla felice era tornare a volare. Un giorno, sulle rive dello stagno, arrivarono due bambini. Per un po' giocarono a lanciarsi l'un l'altro un pallone colorato, quindi si rincorsero fino a non avere più fiato e alla fine si misero a creare, con uno strano aggeggio, delle bolle di sapone. Marcella le osservò affascinata mentre si innalzavano lente verso l'alto per poi, a un colpo di brezza, sorvolare lo stagno. Finché una non passò proprio di fianco a lei. «Ho un'idea!» esclamò fra sé e sé e con uno scatto ci saltò su. Le libellule sono molto molto leggere. E così Marcella, a bordo di quella bolla di sapone, si fece un bel viaggetto al di sopra del suo adorato stagno. Che emozione poterlo rimirare da tutta quella prospettiva! Ma ecco che il vento prese a soffiare più forte e la bolla di sapone vorticò verso il cielo e... blop! Scoppiò. Marcella iniziò a cadere, sempre più veloce, sempre più veloce. Era ormai convinta di spiaccicarsi a terra quando si sentì di colpo sollevata e riportata verso l'alto. Si trovava in groppa non a un'altra bolla di sapone, ma alla sua cara amica Cecilia. «Per fortuna che ti ho vista!» esclamò Cecilia. «E la prossima volta che vuoi farti un volo panoramico, chiedi a me, invece di lanciarti in queste imprese spericolate!» Marcella era commossa. È vero, era stata sfortunata spezzandosi quell'ala, ma in realtà era una libellula fortunatissima, perché gli amici sono la più grande fortuna che ci possa capitare.